Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacialsphere ed oggi andremo a catturare Articuno. Vi farò vedere come trovare e catturare Articuno su Pokémon Blu e vediamo se sarà facile come lo è stato effettivamente Zapdos nello scorso episodio. Quindi se ve lo siete persi andate immediatamente a vedervi Zapdos nello scorso episodio. Noi abbiamo le nostre Ultra Ball, abbiamo i nostri repellenti e quindi si va. Vi faccio vedere che abbiamo messo direttamente Zapdos in squadra, dato che come MT ci serviranno Forza e Surf, che sono tutte in capo a Blastoise, il nostro bel Blastoise. Quindi ci andiamo. Allora, metterò subito qui un repellente. Allora, repellente Maxusa, sì. E si va. Io non ricordo se si arriva ad Articuno partendo dall'Isola Cannella oppure partendo da Fuxiapoli. In ogni caso, qui siamo partiti dall'Isola Cannella. Se non fosse qui il percorso giusto, andremo da Fuxiapoli, non c'è problema. E nel frattempo vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie e il video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco, della parte di Articuno, e facendomi sapere qual è il vostro primo ricordo di Articuno. E mi sa che questa è la parte sbagliata comunque, a vedere così. Vediamo, dovrebbe essere la parte sbagliata. Esattamente sì, è la parte sbagliata. Si arriva da Fuxiapoli, quindi nessun danno fatto. Facciamo un bel volo a Fuxiapoli e ci andiamo direttamente. Allora, va, andiamo così, così almeno abbiamo avuto la conferma che si arriva da Fuxiapoli. Ecco qua, andiamo a Fuxiapoli. E andiamo così a catturare Articuno. Vi stavo dicendo, scrivetemi nei commenti qual è il vostro primo ricordo legato ad Articuno, in quale gioco l'avete trovato per la prima volta, quanto ci avete messo a catturarlo. Io ricordo che ci avevo messo davvero tanto a catturare Articuno perché non so per quale motivo, ma boh, non entrava nella Pokéball. Era vita rossa, era paralizzato, ma non riusciva ad entrarci. Ci avevo messo tipo mezz'ora a catturarlo. Non mento, il ricordo potrà essere magari leggermente distorto dato che è passato molto tempo. Stiamo parlando del mio primo gameplay su Pokémon in assoluto, della mia prima partita su Pokémon in assoluto, che era Pokémon Rosso Fuoco. E lì appunto trovai Articuno, dopo tra l'altro parecchio tempo anche lì perché non è che ero molto esperto all'epoca, no? Era per me la prima volta che affrontavo il dungeon delle isole spumarine, quindi avevo ancora tutto da imparare riguardo ai vari enigmi con forza che vengono richiesti. Finito l'effetto repellente, lasciamolo un attimo il repellente, cioè lasciamo i Pokémon selvatici che voglio. Sì, ho bisogno di forza, va bene. Io continuo a premere A sui sassi perché ovviamente su tutti gli altri Pokémon premendo A sulle cose si attiva automaticamente l'MN giusta. Qui no, qui devi andare proprio a selezionarla tu. Ok, mandiamo giù il primo sasso e troviamo il primo Pokémon. Un Krabby. Ok, perfetto. Krabby se non sbaglio non ce l'abbiamo, quindi lo voglio catturare per l'appunto. E andrò di Tuononda, ecco qua, per paralizzarlo. Cosa che faremo anche contro Articuno. Ghigliottina. Ti piacerebbe, infame. Strumenti. Mega Ball. Vediamo se da paralizzato entra il buon Krabby. Sì, perfetto. Abbiamo già catturato il primo Pokémon delle Isole Spumarine. Krabby, Pokémon granchio. Le sue chele, potenti armi, lo mantengono in equilibrio quando cammina lateralmente. Ok. Poi lasciamo di nuovo il repellente perché voglio. Cioè, non usiamo il repellente perché voglio vedere che altri Pokémon incontriamo in queste isole spumarine. Seal! Altro Pokémon che devo catturare perché non ce l'ho. Quindi andiamo con la Tuononda per paralizzarlo. Poi andrei magari di. Dov'è la nostra Clefable? Clefable per usargli un bel bollaraggio che non dovrebbe ucciderlo. Botte in testa lo dovremmo reggere abbastanza bene. Ci fanno sempre brutti colpi gli avversari, avete notato? Che ultimamente ci fanno una marea di brutti colpi. Ok, gli useremo un altro bollaraggio. Ecco fatto. Lui userà botte in testa, va bene. E noi andremo ora di Mega Ball. Le Ultra Ball ce le teniamo per i leggendari, eh. Perfetto, abbiamo catturato anche Seal. Pokémon Foca? No, Pokémon Otaria. Il corno che gli sporge dalla testa è molto duro.
lo usa per fendere lastroni di ghiaccio. Ok. Tra l'altro, se non sbaglio, Dugong, cioè l'evoluzione di appunto di Seal non ha un corno più lungo. Vediamo se incontriamo qualcun altro. Un Golbat che non abbiamo. Quindi proverei a catturare direttamente anche lui. Per non stare a far evolvere. A far evolvere il buon Zubat. Stridio, va bene. Non è un problema. Noi andiamo di Missile Spillo. Non dovremmo ucciderlo in teoria. Super efficace, va bene. A meno che faccia 5 colpi, ma non li fa giustamente. Non vedo perché dovrebbe fare 5 colpi. Strumenti. Mega Ball, vai. Non si è paralizzato e meno di mezza vita. Entra Golbat. Non entra, peccato. Stordiraggio, questo è fastidioso. Andiamo di Mega Ball. Di nuovo. Perfetto, catturato anche Golbat. Aggiornamento del Pokédex. Golbat, Pokémon pipistrello. Quando attacca, non smette di succhiare energia, sebbene diventi troppo pesante per volare, un po' come le zanzare che talvolta succhiano troppo sangue e non solo diventano troppo pesanti per volare, ma esplodono letteralmente, cioè scoppiano da sole. Staryu, se non sbaglio, l'abbiamo già catturato. Se non ricordo male, Staryu l'abbiamo già catturato, quindi io farei fuga. Allora, andiamo poi con la forza di Blastoise per tirare giù questo bel masso. Che le isole spumarine, come ben sapete, si basano tutte sul far cadere i sassi, sempre più giù essenzialmente, per bloccare poi le correnti acquatiche. Altro Seal, l'abbiamo già. Incontriamo ancora un paio di Pokémon selvatici, poi basta, ragazzi, poi metto il repellente, eh? Non preoccupatevi. Vediamo un po' però che altro c'è qui. Un'altra Staryu. Va bene. Facciamo fuga. Tra l'altro vorrei andare a controllare nel Pokédex se effettivamente Staryu l'ho catturato. Un secondo, andiamo a vedere. Dov'è la nostra bella Staryu? Staryu. Where are you? Dovresti essere da qualche parte. Qui. Ok, Staryu non ce l'abbiamo invece, vedete? Non l'abbiamo catturato, quindi se ne incontriamo un altro lo prendiamo. Andiamo qui sotto, dove abbiamo già spinto alcuni sassi e dove dovremo continuare a spingerne altri, immagino. Anche se qui non ci sono in realtà. Psyduck mi sembra che non ce l'abbiamo, quindi catturiamo anche lui. Easy boy, tuononda. Paralizzato. Colpo coda, va bene. E poi andiamo di Missile Spillo. Ah, però, brutto colpo. E continuerà a fare brutto colpo. Sperando che colpisca due volte, niente. Niente, è andato. È andato Psyduck. Qui non ci sono sassi da mandare giù, quindi proseguiamo. Vediamo se qui ce ne sono altri. Non sembrano esserci altri sassi. Boh, va bene. Qui ce n'è uno. Buttiamolo giù. Mi sembra che Blastoise, infatti devo utilizzare di nuovo forza. Sì. Forza. Vai, giù. E addio. E qui abbiamo fatto. Vediamo altro Pokémon. Staryu e Psyduck sono nel nostro mirino. Krabby l'abbiamo già catturato. Quindi lo lasciamo pure stare a Krabby Patty. Fuga. Non stiamo a battere ogni singolo Pokémon selvatico, altrimenti il video dura 3 anni. Anche se sarebbe utile in realtà per allenare un po' Jolteon. Dato che qui con un tono shock uccide tutti praticamente. Dugong! Oh, noi non ce l'abbiamo. Vedete che il corno non è particolarmente sviluppato, come vi dicevo. Proviamo a prenderlo lui. Che non è male, da prendere. Così non dobbiamo fare evolvere Seal per averlo poi nel Pokédex. Ok, l'attacco è calato, andiamo di Missile Spillo. Brutto colpo, perfetto. Farò un po' di brutti colpi. 3. Ok. Colpito solo 3 volte. Andiamo ancora di Missile Spillo. Brutto colpo, quindi farà ancora brutti colpi. Quante volte colpisce? Altre 3 volte, perfetto. A questo punto paralizzato e con così poca vita, anche lui ci fa un brutto colpo, direi che è uno scambio equo. Andiamo di Mega Ball. Vediamo se entra Dugong. Perfetto, abbiamo catturato anche Dugong. Stiamo facendo man bassa in queste isole spumarine.
Pokémon Notaria accumula energia termica nel suo corpo. Nuota a 8 nodi costanti anche in acqua molto fredda. Ok. Abbiamo preso anche Dewgong. A questo punto torniamo un attimo qui. E andiamo in realtà dall'altra parte. Nell'altra scaletta volevo andare. Shellder. Shellder non ricordo se l'abbiamo catturato, eh. Quindi, per sicurezza, direi di tirare un tuono onda e catturarlo, in caso ne avremo due dettagli. Super suono, l'attacco fallisce e un po' si gode. Andiamo poi di Mr. Spillo. Dovrebbe reagire bene perché ha una difesa molto alta questo Pokémon. Andiamo ancora di Mr. Spillo, poi proviamo a catturarlo. No, dai, colpito, non ci credo, ho colpito 5 volte quando non doveva farlo. Cioè, boh, vabbè. 5 volte ha colpito. Infame di un Pokémon. Ok, Krabby. Che è un verso molto carino per quanto mi riguarda. Andiamo prima nell'altra scaletta qui. E se non sbaglio c'è un altro sasso da buttare giù qua. Vediamo, va bene. Altro Pokémon, un Golbat. Sapete che lui un suono shock glielo tiro? Perché comunque mi dà un po' di esperienza. Esperienza gratuita. Tuono Shock, addio, un one shottato sicuramente. Comunque 700 punti esperienza che non sono male, me li prendo volentieri. Qui abbiamo un altro sasso, infatti. Pokémon, Blastoise, forza. Ecco fatto, vai, giù pure tu. A questo punto cadiamo giù anche noi. Si può cadere nei buchi in prima generazione? Psyduck, proviamo a catturarlo ora. Andiamo sempre di tuono onda. Ecco qui. Colpo coda, va bene. E Mr. Spillo. Va bene. Metà vita paralizzato. Direi che sono più che soddisfatto. Megaball. E dovrebbe entrare in teoria. Perfetto. Abbiamo catturato anche Psyduck. Aggiornamento del Pokédex. Pokémon Papero. Mentre calma il nemico con il suo sguardo vacuo, questo Pokémon astuto usa poteri psicocinetici. Ok. Grande Psyduck, sempre nei nostri cuori. Sì, si può cadere nei buchi. Però non abbiamo ancora sistemato la corrente, vedete, mi sta portando via. Mi ha portato via la corrente. Diamo un'occhiata un po' qui cosa possiamo fare. Niente, possiamo solamente ritornare su. Salve. Pericolo, rapide! Sì, infatti. Andiamo da un'altra parte di qua. Se non sbaglio, qui c'era uno strumento nascosto, uno strumento da raccogliere. Staryu, altro Pokémon che dobbiamo catturare. Andiamo di Tuononda e Mr. Spillo di nuovo. Vai. Tuononda, stavo per usare Tuono Shock e mandare al creatore questo povero Staryu. Visto l'acqua, va bene, non dovrebbe farci molto in realtà. E andiamo poi di Mr. Spillo. Non colpirlo magari 4 volte, grazie. Perfetto, 3 volte. Guarda, era proprio ciò che volevo. Strumenti. Non abbiamo più Mega Ball, non abbiamo più Pokéball, quindi useremo una Ultra Ball. Tanto ne abbiamo 40, direi che bastano per Articuno. Così ci assicuriamo anche Staryu catturato. Perfetto. Pokémon Stella. Molto enigmatico. È in grado di rigenerare senza fatica qualsiasi appendice persa lottando. Perfetto, noi andiamo sopra il novastario. E direi che a questo punto possiamo attivare il repellente, perché qui non penso ci siano più niente da prendere. I sassi possono mutare il flusso dell'acqua, qui ti danno un indizio per risolvere il dungeon, praticamente. Lì sopra c'è Articuno. Vediamo se riusciamo ad andarlo a prendere. Non so se qui ci sia acqua mossa, perché non si capisce bene. Proviamo a usare il surf. No, che la corrente è ancora troppo forte, ci mancano dei sassi da buttare giù. Saliamo quindi. Risaliamo di qua e vediamo se ci sono dei sassi che ci sono mancati. Però a questo punto uso il repellente. Strumenti, repellenti max, usa. E andiamo di super pozione anche per curare il nostro Jolteon. Bene. Vediamo se qui ci sono dei sassi che abbiamo mancato. Guardali lì, infatti. Guardali qua i sassolini. Allora, qui bisogna usare forza. Sì, ho capito, grazie. Fammi usare forza. Allora, questo me lo ricordo di Enigma.
È abbastanza semplice in realtà, basta spingere questo così. E forse mi sa che questi sono gli ultimi che ci mancano, eh. Spingi questo così, quest'altro invece vai a prendere il secondo che c'è a sinistra. Questo. Poi lo spingi di qua. Spingi ancora e fai il giro. Per andarlo a buttare giù. Tac. Dovremmo aver buttato giù tutti i sassi ora. Vediamo. Sì. Qua le rapide sono ferme. E qui abbiamo il nostro Articuno. Eccolo qui. Il Pokémon Uccellaccio. Salviamo davanti ad Articuno, come sempre. Salvate davanti ai leggendari, come vi ho già detto nel video con Zapdos. E la nostra prima mossa sarà paralizzarlo con Jolteon. Ghio. Va bene, è già un verso che è molto più simile a un verso di un uccello. Bello lo sprite, mi piace. Beh, Articuno mi piace un casino anche in generale, è il mio Pokémon uccello leggendario preferito praticamente. Andiamo di Tuonondra e iniziamo a paralizzarlo. Ecco fatto. Lui usa gelo raggio. Questo fa male, eh. Gelo raggio fa male, come vedete, alla faccia. E poi andiamo di... iniziamo ad indebolirlo. Andiamo di Tuono Shock. Fa un danno abbastanza buono quello di Tuono Shock. Usiamolo un'altra volta. Brutto colpo questo. Ok, perfetto. È a vita giusta adesso. È a vita giusta per essere catturato, però prima di iniziare a catturarlo, come abbiamo fatto con Zapdos, mandiamo Clefable, che resiste bene sia agli attacchi fisici che speciali, e iniziamo ad abbassargli la precisione. Così è paralizzato, la precisione bassa, questo povero Articuno non attaccherà mai più. Vedete? Quando riesce a superare la paralisi, praticamente ha la precisione da superare. Ed è una cosa tremenda. Non riesce più ad attaccare, praticamente. Altro flash. Vedete, non riesce più a far nulla. E siamo a 5 flash, ne manca uno. Perfetto, 6 flash. Ora, lui o rimane paralizzato o fallisce praticamente, non può fare più nulla. E a questo punto andiamo di Ultra Ball. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Devo mandare un Pokémon di livello pari o superiore per poterlo catturare. E noi abbiamo solamente Jolteon di pari o superiore, quindi ah no, anche Zapdos, è vero. Mandiamo Zapdos, giustamente. Anche se un gelo raggio, Zapdos potrebbe fare molto male se lo becca. Se lo becca, d'altronde. Gli abbiamo abbassato la precisione e l'abbiamo paralizzato proprio per non farlo attaccare. Oh raga, ma anche questo è il primo colpo, ma com'è possibile? Ma non è che sto ignorando una meccanica, cioè non è che magari se mandi effettivamente un Pokémon di livello più alto, i leggendari li catturi al primo colpo, mi sembra strano però. Uccello leggendario, si dice che appaia per atterrire chi si smarrisce sui ghiacciai. Atterrire? O attrarre? Forse ho letto male. Aspettate un secondo, voglio andare nel Pokédex. E andare... Posso andare giù velocemente, sì, così. Andiamo in fondo. Articuno. Dati. Si dice che appaia per atterrire proprio. Chi si smarrisce sui ghiacci, ma scusa. Ma non è un Pokémon che appare per guidarti lontano dai ghiacci. Vabbè, per guidarti in salvo. Vabbè, comunque abbiamo... abbiamo il nostro... Tra l'altro qui stavo pensando, non puoi fare le uova, quindi Eevee, com'è che fai a prendere altre evoluzioni? Vabbè, devi tipo scambiartele con altri tizi per forza. A questo punto noi possiamo usare una bella fune di fuga e uscire di qui. Abbiamo quello che volevamo dall'isola Spumarini, ovvero un sacco di nuovi Pokémon e Articuno. Siamo tornati quindi all'isola Cannella. Andiamo a dare una curata ai Pokémon. Boh, cioè, due catture al primo colpo. Per me c'è una meccanica che ignoro, perché io mi ricordo che in Pokémon Rosso Fuoco ci avevo messo una vita a catturare leggendari. Però, forse in Pokémon Rosso Fuoco io ci andavo con la squadra di livello più basso. Quindi magari ti permetteva di catturarlo, ma te lo rendeva molto più difficile per quello. Me lo ricordavo molto più difficile. Però se magari fosse arrivato con un Pokémon di livello appunto 50 superiore, sarebbe stato più facile da catturare. Andiamo a ritirare. No, devo prima depositare. Sì, io volevo solo in realtà vedere il mio bellissimo Articuno, che mi sa che è pure più utile di Zapdos, perché Articuno ha... come si chiama? Gelo raggio.
Ritiriamo Articuno, che è una mossa molto più forte di Tono Shock. Allora, statistiche su Articuno, vediamo un po'. Speciali 141, molto forte tra l'altro. Difesa 114, attacco 97. Tipo ghiaccio volante. E ha beccata e gelo raggio. Effettivamente però Zapdos ha perforbecco, che è molto più forte di beccata. Però gelo raggio direi che è molto più utile in generale. Quindi per adesso teniamoci Articuno, anche perché è il mio Pokémon leggendario, il mio Pokémon leggendario preferito tra gli uccelli leggendari, appunto. Diamo un'occhiata anche ad Articuno. Ecco fatto. E a questo punto andremo poi direttamente alla Lega Pokémon, anzi ci andiamo mentre finisce il video. Andiamo con Volo, dov'è? Qui, Pidgeot Volo. Andiamo alla Lega Pokémon. Ecco qua, alto piano blu. Perché poi da qui andremo direttamente a catturare Moltres. Esattamente, nel prossimo video andremo a catturare Moltres, catturando così tutti gli uccelli leggendari di Kanto e potendo poi portare la nostra sfida alla Lega Pokémon. Detto ciò, questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!